giocatori ha optato per una formazione più prudente. Caso, discende Corradini che effettua il cross al centro, salta Gentile, ancora un palleggio di Hernandez verso Selvaggi che si gira e segna. Decimo minuto del secondo tempo, Torino in vantaggio con Franco Selvaggi che si è girato prontamente, ha fulminato di sinistro in rete dopo un elegante palleggio di Hernandez. Selvaggi sblocca il risultato al decimo minuto del secondo tempo dopo un primo tempo che era stato abbastanza sottotono con un ritmo non molto elevato da parte delle due formazioni. E questo in pratica il primo vero guizzo operato da una delle due formazioni che ha portato Franco Selvaggi, 31enne di Pomarico in provincia di Matera, uno dei pochissimi Vignola. Avanza Claudio Gentile per battere questo calcio di punizione servendo Massimo Bonini, la triangolazione verso Boniek, gran tiro di Boniek e palo. Palo colpito da Boniek appena un minuto e mezzo dopo il gol di Selvaggi. Scirea, Boniek, Platini, Boniek, triangolazione ora conclusa con Scirea. Bel tiro di Scirea pronto alla fine di questo buon triangolo iniziato da Platini e schieramento della Juventus diventa meno prudente con Vignola, centrocampista con propensioni offensive. Colpo di testa di Galbiati che viene spinto da Brio. Vedete Brio che cerca di sfruttare la sua altezza, ecco infatti che Cabrini. Paolo Rossi si libera molto bene di Caso, al cross Rossi arriva, Platini, colpo di testa nell'angolo basso e gol. Pareggia la Juventus al 20° del secondo tempo con Michel Platini. Ecco l'esultanza forse un po' troppo esuberante da parte di Platini che al 20° del secondo tempo ha portato la Juventus in parità. Colpo di testa a schiacciare nell'angolo basso lontano da Terraneo sul cross di Rossi che era andato via molto bene nella posizione di ala sinistra. Ed è il 16° gol in questo campionato di Michel Platini. Punteggio 1-1 fra Torino e Juventus, in vantaggio i Granata con Selvaggi, un bel lancio per Platini, esce il portiere Terraneo, si porta fuori la palla scivolando e quindi ovviamente calcio di punizione dal limite in favore della Juventus. Si allontana Bonini, c'è anche Vignola. Va al tiro Boniek, la palla si infrange sulla barriera, riprende però l'attacco della Juventus. Fa proseguire Giancarlo Corradini, 23enne di Sassuolo. Il cross di Corradini molto lungo, controlla Tacconi che comunque devia oltre il fondo. Intervento un po' sporco di Gentile che non tocca la palla con la precisione che avrebbe voluto, questa gli sfugge in tira Platini ed è gol. Palla sotto la traversa, Platini ha portato in vantaggio la Juventus e ha rovesciato la situazione. Doppietta di Michel Platini che nel giro di 20 minuti ha rovesciato la situazione in questo secondo tempo a cadenza quasi regolare ogni 10 minuti, mentre vedete sventolare una bandiera francese in omaggio a Michel Platini, con cadenza regolare ogni 10 minuti è arrivato il gol. Al decimo Selvaggi, al 20° Platini, alla mezz'ora Platini è in barriera, tira Selvaggi sulla barriera, mi pare Boniek, Boye, Beruatto, perde la palla Tacconi dopo il tiro di Beruatto, c'è da Boniek. Poi arriva Danova che colpisce di testa, Platini rimanda ancora in avanti. Ed è questa l'ultima azione dell'incontro, Bergamo dà il segnale di chiusura, la Juventus vince il derby numero 106 aumentando così il suo vantaggio statistico, la 44esima vittoria della Juventus contro 31 pareggi e 31 vittorie.